Ciao a tutti, benvenuti a questo secondo appuntamento di Editori da Sporto. È il secondo appuntamento di questa chiacchierata che abbiamo deciso di fare con gli editori. Io sono Flavia Capone di Letture Metropolitane e questo spazio è stato pensato in collaborazione con Libri da Sporto. Della parte tecnica della regia se ne occupa Giovanni Villani, che adesso vedete, ecco, sotto forma di mano, ma c'è anche tutto il resto. E oggi abbiamo deciso appunto di proseguire questa avventura di conoscenza del mondo dell'editoria e soprattutto delle nuove uscite, quindi di base che cosa leggeremo nel 2021. Insieme a me per presentare gli editori di oggi c'è Enrico Quaglia di Libri da Sporto. Eccoci. Ciao Ciao Enrico. Flavio, ciao, buongiorno. Buon pomeriggio. Allora, Enrico, di Libri da Sporto, noi già insomma, abbiamo parecchie collaborazioni in atto. Tra l'altro, approfitto per dire che mercoledì prossimo su Radio Elettrica c'è lo spazio che va in onda a cadenza bisettimanale con le librerie indipendenti e quindi insomma anche quello nasce con Libri da Sporto. Però in questo spazio invece ci dedichiamo agli editori. In particolare, chi ascolteremo oggi? Sì, esatto, siamo al secondo appuntamento di Editori da Sporto e oggi abbiamo con noi Alessandro di Bottega Errante e Nicola di Clon. Ecco. Sono molto lieto di annunciarli. Insomma, con Nicola ci si conosce da un po' più di tempo, ha partecipato anche alla prima parte del progetto di Libri da Sporto. Con Alessandro ci siamo venuti, diciamo, subito dopo, nella seconda fase, però siamo molto contenti, hanno subito capito, come dire, il progetto, hanno capito la volontà del progetto e sono stati con noi, direi, in maniera molto affezionata e questo ci fa assolutamente piacere. Approfitto di questa prima parte insieme per ricordare che sul nostro canale YouTube, dove siete se ci state guardando da YouTube, c'è l'intervista che abbiamo fatto con Enrico a proposito del primo anno di Libri da Sporto. Quindi com'è andata questo primo anno di questa iniziativa neonata, perché insomma un anno a livello umano sei piccolo piccolo, però insomma direi che invece voi siete andati bene, eri molto Esatto, contento quando ce ne parlavi. è stato un anno piuttosto intenso. Non è ancora un anno, peraltro, perché Ah sembra beh, sì, è vero. un'infinità, ma invece in realtà non è ancora un anno. È stato È un anno molto quasi. intenso, devo dire che anche complicato, ovviamente, come tutti sappiamo, però il fatto di avere dato vita a questo progetto, il fatto di vedere molte persone, librerie, librai che ci stanno dando fiducia, è veramente molto bello. Ottimo. Ringraziamo le persone che già si stanno collegando e ci stanno salutando. Siamo contenti. Vi ricordiamo che potete fare assolutamente delle domande agli editori per metterli alla prova. No, scherzo. Per chiedergli qualche notizia in più sulle novità di cui ci parleranno. Salutiamo Enrico e diamo la parola. No, Ciao. grazie. Diamo la parola agli editori. Allora, Alessandro Venier di Bottega Errante e Nicola Bonimelli di Tlon. Alessandro, inizia a raccontarci cos'è Bottega Errante. Beh, innanzitutto buonasera a tutti e grazie per questo invito. Sono molto felice di essere qui a chiacchierare con voi e di Grazie farlo insieme a Letture Metropolitane, a Libri da Sporto e a Tlon Edizioni. Bottega Errante nasce come casa editrice nel 2015, prima era un'associazione culturale che si occupava soprattutto di laboratori e di eventi, poi nel 2015 abbiamo iniziato a immaginare di occuparci direttamente di libri. Tutti noi di Bottega Errante già avevamo lavorato nel settore dell'editoria e quindi abbiamo messo un po' insieme le idee e ripartiti da un'idea che avevamo di editoria e soprattutto di provare a portare in Italia quello che per noi ci sembrava essere il meglio della letteratura che arriva dai paesi dell'Est Europa, dai Balcani occidentali, per cui gran parte della nostra idea di editoria e dei libri che proviamo a portare in Italia provengono dalla Slovenia, dalla Croazia, dalla Serbia, dalla Macedonia. Per fare questo abbiamo una rete vastissima che si è poi è andata a aumentare nel corso degli anni e di questo siamo molto fortunati, di collaboratori, di traduttori che ci aiutano a individuare le voci nuove e non nuove che arrivano da
quelle zone, e per cui in questi anni abbiamo iniziato a costruire un catalogo che adesso conta circa una sessantina di titoli. Cerchiamo di pubblicare intorno ai 15-20 titoli l'anno, che ci sembra il numero giusto per riuscire a provare a curarli il più possibile, perché nella nostra idea c'è anche quella di accompagnare i libri durante l'anno e quindi cercare di dare vita lunga ai titoli che pubblichiamo, portandoli in giro nei festival, portandoli con un sacco di presentazioni in tutta Italia. Per cui da un lato, appunto, come dicevo, c'è questo focus sui Balcani, sull'Est Europa, sulla narrativa di queste zone, sia di autori contemporanei ma anche di grandi classici come Ivo Andrić o Meja Selimovic, e dall'altro ci sono altre due collane, una dedicata alla letteratura italiana ma che poggia direttamente sul confine orientale. Noi siamo di Udine, quindi ci viene molto naturale sconfinare nei territori balcanici, ma anche provare a immaginare che cosa significhi adesso, in questo momento, il confine orientale e che cosa ha significato in questi anni, ed è una collana che poggia sulle geografie. Ed abbiamo poi una terza collana dedicata invece alla scoperta delle città in chiave narrativa. Abbiamo cominciato dalle nostre, quelle vicine, da Udine, da Trieste, per poi allargarci fino ad arrivare a Berlino, a Praga, e adesso appunto andiamo anche in questo senso a sconfinare, e porteremo nei prossimi anni, l'idea è quella di portare anche le città dell'Est Europa. Ultima cosa che aggiungo, proprio sul finire del 2020 abbiamo inaugurato altre due collane. Una è la collana Obiettivo, in cui abbiamo messo insieme reportage fotografico, quindi libri fotografici con anche però accompagnati da testi narrativi, e poi una collana di saggistica dedicata alla scoperta da un punto di vista di indagine proprio di questi territori dei Balcani. Abbiamo cominciato con un titolo. Ce lo siamo perso? Accidenti, suspense. Adesso tornerà. Nel frattempo vi dico, e l'avrei adesso lo chiederò subito ad Alessandro, se andate sul loro sito, eccolo, ti ha ribloccato Alessandro. Ci senti? Dicevo, vabbè, adesso lo recupereremo, ci darà un segno. Dicevo che se andate sul loro sito bottegaerranteedizioni.it c'è un bellissimo decalogo della loro filosofia editoriale, e questa secondo me è una cosa molto bella che anche altre case editrici fanno, però mi piace sempre molto trovarla perché mi dà un po' l'idea di quello che è quello che c'è dietro, no? Il pensiero che c'è dietro una casa editrice, cioè il fatto che ci sia una visione di qualcosa, e in questo avete molto in comune con Tlon anche, no? Parlaci un attimo di questo decalogo, poi recuperiamo anche il titolo del libro che non l'abbiamo sentito. Ok, sì, anch'io vi avevo perso per qualche istante. Sì, alla base della visione di cui dici, siamo partiti da questo catalogo di questo editore tedesco, Klaus Wackenbach, perché ci sembrava importante anche fissare dei punti, e quindi sia per noi, per aiutarci anche a riconoscerci nel tempo e rimanere fedeli a quella che era la nostra idea di editoria, il modo in cui vogliamo provare a fare editoria, a portare i libri in Italia e costruire il nostro catalogo, ma anche per cercare di creare per i lettori, per i librai, una riconoscibilità molto facile di quello che siamo e di quello che vogliamo. Siamo editori indipendenti, quindi non ci aggreghiamo ad altri gruppi editoriali. Come dicevo prima, crediamo in questa editoria lenta e non in un'editoria che si esaurisce nel giro di una stagione, per cui cerchiamo di dare vita lunga a tutti i libri, e crediamo che il catalogo sia anche la forza, la base di una casa editrice. Come dicevo, pubblichiamo al massimo 20 titoli, ed è una scelta precisa che ci permette appunto di seguirli, di sostenerli, di promuoverli certo, come meritano. Sì. Pensiamo e cerchiamo di costruire il nostro catalogo ogni due su una base di 2-3 anni, quindi sappiamo già i titoli che pubblicheremo nel 2022, nel 2023. Eccetera eccetera, poi ci sono altri punti, non abbiamo paura di ripubblicare titoli vecchi, di andare a riscoprirli, e cerchiamo di, crediamo, e questo è l'ultimo punto e secondo me è molto importante, perseguiamo una crescita moderata che vada di pari passo con quelle che sono le nostre forze, evitando la ricerca del caso editoriale, di quello che attira l'attenzione su di sé, soltanto un libro che attiri l'attenzione su di sé e oscurando gli altri, ma invece cercando di dare pari dignità, pari forza ad ogni titolo che pubblichiamo. E
Qual era il titolo del libro che abbiamo perso prima? Allora, ne avevo nominati due. Uno, appunto, quello della collana Obiettivo, questo libro fotografico, questo che è uscito. Shooting in Sarajevo, mentre invece quello che ha aperto la collana di saggistica è Capire la Bosnia Erzegovina, quindi un titolo che va a esplorare il Novecento e che cosa è successo in Bosnia, che ha molto significato poi per tutta l'Europa e anche per la nostra storia contemporanea. Assolutamente. Nicola Bonimelli di Edizioni Tlon, facciamo anche noi un primo, diciamo, cappello introduttivo su cosa sono le Edizioni Tlon. Grazie, ciao Flavia. Ciao. Ringrazio voi e ringrazio soprattutto Libri da Sport, a cui noi abbiamo aderito subito e che riteniamo essere tra le poche cose veramente belle del 2020, perché finalmente unisce in modo serio e appassionato case editrici, librerie per lo più indipendenti e lettori e lettrici. È un progetto che, al di là dell'efficacia, no, dal punto di vista commerciale, è lo spirito di rete che ha creato, ecco, anche in questo momento, il fatto che oltre a lettori e lettrici ci stanno ascoltando tanti librai e libraie, ecco, dà a noi editori la possibilità di essere più vicini alle librerie e viceversa, perché ritengo essere una delle cose fondamentali quella di come dire, fare rete, fare squadra. Dunque, Edizioni Tlon, anche noi, e devo dire, non ci avevo più pensato che nasciamo nel 2015 come associazione culturale, poi nel 2016 diventiamo una società, diventiamo una casa editrice, un'associazione culturale. Noi all'inizio organizzavamo, poi ecco, tu Flavia in particolare conosci il nostro, nello specifico il nostro lavoro, che non è soltanto quello editoriale. Noi non ci occupiamo di libri. Uno dei motti di Tlon, del progetto Tlon, è strumenti per la fioritura personale. Ecco, cerchiamo di raccontare questo concetto, che è la fioritura personale, che è un concetto per noi filosofico, ma una declinazione filosofica attiva, pratica. Ecco, Edizioni Tlon e Tlon in generale cerca di dimostrare come la filosofia, giusto per un paio di millenni, ha dato l'impressione di essere qualcosa di astratto, una ricapitolazione di idee, di quello che ha detto quello. In realtà la filosofia ha a che fare con la vita, ha a che fare con la quotidianità. Questo è l'opera fondamentale di divulgazione che fanno Maura Gancitano e Andrea Colamedici, che sono gli editori, gli ideatori di Tlon, e sono soprattutto quello che è lo spirito, ma in realtà tutto il corpo, un grandissimo pezzo di questo corpo che è Tlon, con i loro libri, con i loro seminari, con i loro podcast, con la loro scuola di filosofia. Edizioni Tlon, all'interno di questo tentativo di raccontare il mondo e di spingere a vivere il mondo filosoficamente, è, come dire, un ramo di questa fioritura. I nostri libri si occupano prevalentemente di filosofia, ma appunto una filosofia che è declinata in questo modo, che non è astrazione rispetto al mondo, ma è un'aggressione festosa del mondo attraverso quelli che sono, che noi riteniamo essere, degli argomenti o dei luoghi tematici particolarmente importanti, sia da un punto di vista tradizionale, sia da un punto di vista contemporaneo, nel senso il catalogo dei libri usciti lo scorso anno sono molto radicati nel presente. Penso ad esempio a Eroine, come personaggi delle serie TV possono aiutarti a fiorire. Penso al Corpo elettrico di Jennifer Guerra, che è il desiderio nel femminismo che verrà. Penso a uno dei libri di poesie, perché pubblichiamo fondamentalmente saggistica, ma abbiamo una collana di poesie a cui teniamo molto, si chiama Controcielo, che prende il nome dalla raccolta di poesie di René Daumal, Controcielo, che è uscito nel 2020, ed è un autore, una voce non attuale, ma ormai è una voce classica, e che anche in quel caso, una voce
poetica, ma particolarmente legata alla riflessione filosofica, e che quindi, come dire, è meno vicina alla contemporaneità, ma che appunto attraverso la pubblicazione, tra l'altro era un inedito in Italia, di René Daumal sono state pubblicate altre cose, il più famoso ovviamente è Il Monte Analogo. Quindi ecco, cerchiamo di cercare degli strumenti attingendo sia alle riflessioni contemporanee, un altro titolo che mi viene in mente è Non sono sessista ma il sessismo nel linguaggio contemporaneo di Lorenzo Gasparrini. Ecco, da questi titoli che ho detto, non so perché mi sono venuti in mente soltanto questi, si vede che il filone che cerca di esplorare quel compito e quella sfida particolarmente impegnativa ma importante del nostro tempo, vale a dire la parità dei generi, è un filone, è un tema che ci sta particolarmente a cuore, lo abbiamo scoperto lentamente ed è particolarmente importante. E poi ovviamente, visto che ho nominato Maura Cancidano, Andrea Colamedici, diciamo, i capisaldi da un punto di vista filosofico sono sicuramente i loro libri, che sono Tu non sei Dio, Fenomenologia della spiritualità contemporanea, Lezioni di meraviglia e La società della performance, di cui magari poi se capiterà mi farà piacere parlare più nello specifico. Questo è un po' il quadro di Edizioni Tron. Allora, c'è una domanda, esatto, una domanda per Alessandro: qual è il titolo sul libro a proposito della Bosnia? Ripetiamolo così se lo segnano. Capire la Bosnia ed Erzegovina. Facilissimo. Perfetto, era facile, ok. Grazie mille di nuovo a tutti quelli che ci stanno ascoltando e scrivendo, a tutti coloro che ci stanno salutando e commentando. Approfitto velocemente di una domanda per ritornare poi su Alessandro e sul nuovo catalogo. A Nicola, visto che voi siete libreria e casa editrice, mi interessava sapere come avevate vissuto questo doppio ruolo dentro Libri da Sporto. Cioè, nel senso, com'era questa iniziativa, com'era stata però per entrambe le realtà? Ecco, infatti ti ringrazio che mi hai ricordato che siamo anche una libreria, nel senso che, sì, dicevo, Tlon e tante cose, ed è per noi... ci piace seguire tutta quanta, diciamo, la collana, sì, la filiera, ma le collane non sono soltanto quelle sezioni del nostro catalogo, ma anche le nostre attività sono una collana con tante pietre preziose. Per noi, visto che è fondamentale l'essere degli editori indipendenti, e la complicità, non la concorrenza, ma la complicità che può esserci con gli altri editori, la libreria, oltre a essere, come dire, un luogo fisico che era particolarmente importante quando potevamo fare degli eventi, presentazioni, monologhi, conferenze, seminari, ma è un luogo fisico dove abbiamo la possibilità, come dire, non solo la casa dei libri di Edizioni Tlon, ma è la casa anche per altri editori, a cui offriamo ovviamente i nostri scaffali, ma prima offrivamo lo spazio per le presentazioni e adesso uno spazio virtuale con le presentazioni che facciamo appunto online. La libreria Teatro Tlon è a Roma, e la domanda è particolarmente interessante: come viviamo questo doppio ruolo? Bene, nel senso che ci ha dato la possibilità, questo doppio ruolo, di capire a 360 gradi l'importanza di Libri da Sporto, perché sappiamo quanto è importante, cercavamo di puntare già da prima attraverso la possibilità di spedire, quindi di avvicinarci ai lettori e alle lettrici come casa editrice, ma anche come libreria già prima della pandemia. Libri da Sport è stata, come dire, quella cosa ovvia e banale a cui però nessuno aveva pensato prima, e che ha dato la possibilità, attraverso diversi aspetti, ecco, ora non sta a me ricapitolare tutto, Enrico so che lo avete già... Sì, ne abbiamo parlato spesso, sì. E ha dato la possibilità di Libri da Sport, appunto, di mettere le librerie nella condizione di fare quello che grandi gruppi di librerie o di case editrici fanno con un'agilità che alle librerie fino all'avvento di Libri da Sporto era obiettivamente preclusa. Adesso è possibile, e adesso sta ai librai, agli editori, fare squadra per
credere in questo progetto e esplorare questa grandissima potenzialità. Assolutamente. Alessandro, veniamo alle novità di Bottega Errante. Cosa ci aspetta per questo 2021? Ma guarda, parto da un libro che è proprio appena uscito e che quindi ha inaugurato un po' questo 2021, e ce l'ho anche qui, ed è questo, vediamo se ce la faccio, che è un libro di Slavenka Draculic, Dora il Minotauro. Slavenka Draculic è già stata più volte tradotta e portata in Italia anche da altre case editrici, ha raccontato molto bene la contemporaneità dei Balcani e di tanta realtà di quelle zone, però un paio d'anni fa noi avevamo già portato in Italia un suo libro dedicato alla figura di Mileva Einstein. Lei si è proprio dedicata per lungo tempo a occuparsi di figure femminili messe nascoste dalla potenza della figura maschile a cui stavano accanto. Ritorniamo sempre là. E quindi partendo dalla realtà, dagli suoi studi proprio documentati, lei però ne ha tratto dei romanzi, quello su Mileva Einstein uscito 2 anni fa e adesso questo su Dora Maar, e quindi su anche tutto il rapporto complesso e complicato con Picasso, che ha avuto questa straordinaria artista e straordinaria donna. È appena uscito, quindi è proprio fresco di stampa. A febbraio uscirà un nuovo libro di Ivo Andrić, ne abbiamo già 2 in catalogo, avevamo proprio inaugurato la nostra collana dedicata all'Est Europa con i racconti di viaggio di Ivo Andrić, che oltre a essere un grandissimo scrittore, ha vissuto come ambasciatore, quindi aveva proprio attraversato l'Europa in lungo e in largo, aveva raccolto le sue impressioni, i suoi racconti in questo libro. Poi l'anno scorso avevamo pubblicato La vita di Isidor Katanic, un nostro primo romanzo di Ivo Andrić, e adesso usciamo con questo titolo che si chiama Litigando con il mondo. Poi ci sono tantissimi altri libri, c'è un autore che si chiama Peresic, tradotto praticamente in tutto il mondo, di lui Jonathan Franzen, pensate, aveva detto che è una luce di brillante intelligenza e scintillante ironia, e abbiamo avuto la fortuna di poterlo intercettare questo romanzo e poterlo quindi portare con noi in Italia. Esploreremo ancora le città, la collana delle città invisibili, con 3 titoli. Il primo è di Marina Lalovic, la giornalista di Radio 3 e di Rai News 24. Lei ha vissuto 20 anni della sua vita a Belgrado e 20 anni della sua vita a Roma, e con il suo libro ci porterà a Belgrado a esplorare questa città. Scopriremo la Torino, senza esagerare, così ha voluto chiamarla, di Marco Aime, grandissimo antropologo, grandissimo scrittore. E poi andremo invece a settembre a Milano per conoscere la Milano invisibile della giornalista Marta Pergo. E poi esploreremo altri titoli, altre zone anche nella nostra collana, quella dedicata alla narrativa italiana, alla narrativa di confine. Ci sarà il nuovo libro di Angelo Floramo, che è uno dei nostri autori più amati e più letti. È un libro che ci porterà lontano da quelle che sono le sue geografie abituali, quelle appunto dedicate al Friuli Venezia Giulia, all'Istria, alla Slovenia, all'Austria, e ci porterà invece in Sicilia a raccontarci la storia del nonno. E poi avremo anche dei debutti letterali, uno a cui siamo molto affezionati, che è quello di una scrittrice, Federica Marzi, con una storia che va un po' a intercettare quelle che sono le nostre anime, le nostre collane, perché è ambientata in parte in Italia e in parte invece in Bosnia. Questo per darvi così un po' un quadro di quelli che sono alcuni dei titoli che pubblicheremo in questo 2021. Mi sembra ottimo. Dopo ritorno con un'altra domanda, però passo prima la parola a Nicola per le novità, diciamo, di Edizioni Tlon. Aspetta che non ti sentiamo. Ok. Sì, trovo tra l'altro un'altra corrispondenza, perché la nostra prima uscita... Aspetta, allora ringraziamo Marta Bosca di Libri da Sporto, perché è lei che crea le accoppiate di Editori da Sporto, quindi io sono molto contenta perché so che è una persona particolarmente attenta e lungimirante, e sicuramente non fa le cose a caso.
Prego, Nicola, Ma scusami. infatti, no, anch'io ringrazio Marta e ora spiego perché. La nostra prima uscita quest'anno è Charles Simic, che è un poeta statunitense, però è di origine serba, quindi in qualche modo ha e mantiene probabilmente nelle sue poesie. Ed è un libro che appunto si intitola Avvicinati, ascolta, e nelle sue poesie probabilmente mantiene questa eco europea. Lui è un poeta straordinario, completa in qualche modo, arricchisce in realtà la collana Controcielo, come vi dicevo, è il secondo premio Pulitzer che per la poesia che pubblichiamo. L'altro era stato nel 2018, Frank Bidart, in questa stessa collana. Prima ve l'ho nominato Controcielo di René Daumal, e poi abbiamo pubblicato una delle maggiori poetesse contemporanee canadesi, che Anne Carson con la raccolta di The Albertine Workout. Avvicinati, ascolta è un libro di poesie che io ho sempre difficoltà a parlare dei libri di poesie che A chi lo pubblichiamo, dici? perché È no, nel difficile. senso che in un saggio spieghi che dice, un romanzo racconti la trama, ma un libro di poesie è come raccontare una musica, cioè come la dici? La devi sentire. Molto genericamente ha sai, quelle cose che si scrivono anche nella quarta di copertina, esplora gli abissi, ma lo fa con un'ironia pungente, a volte drammatica, fino a far sanguinare gli orecchi e le orecchie e gli occhi del lettore. Che avete capito? Niente. Quindi quello che l'unica cosa che posso dire è che è davvero una voce interessantissima all'interno della poesia contemporanea, e quindi vi invito a conoscerlo. Esce tra l'altro a metà febbraio. Un'altra corrispondenza che notavo con Alessandro e con Bottega Errante, mi colpiva molto il titolo Dora il Minotauro, dico bene? Questo racconto su Dora Maar, perché parla di questo personaggio femminile, se ho capito bene, che in qualche modo ha vissuto all'ombra di questo grande uomo, grande artista, grande maschio. Perché la nostra seconda uscita si intitola ed è di un'autrice, autore, ho difficoltà a dirlo perché lui è un transgender, però ha scelto, essendo non binario, di utilizzare in americano il Femminile. they, quindi il Ah, plurale, il day, no? ok, Il il they, day. quindi è un po' sì, loro, Vabbè, quindi è un loro. po' lui, loro si chiama L'italiano Sadie rende Doyle. sempre tutto più facile, proprio la L'italiano cosa. esatto, Tutto però sì. piano piano ce la Ce la faremo, nel possiamo senso fare. che è solo questione di attenzione, Sì. audacia e abitudine, Esatto. a quelle che sono le specificità e le esigenze di ognuno. Sadie Doyle, in questo mostruoso femminile, fa vedere innanzitutto in che modo gli uomini hanno visto le donne, in che modo hanno. È come se fosse un viaggio all'interno delle paure che il patriarcato, i maschi del mondo occidentale, diciamo, è un viaggio dentro queste paure, e fa vedere che cosa è uscito fuori da queste paure. Quello che è uscito fuori sono dei mostri femminili, quindi dei personaggi mostruosi al femminile, ed è davvero enciclopedico quello che fa Sadie Doyle, perché passa dal mostro babilonese Tiamat al mostro T-Rex di Jurassic Park, al personaggio dell'esorcista, alla ragazza Regan dell'esorcista. Ed è interessante perché non solo riracconta questi personaggi da un'ottica appunto facendo vedere che cosa raccontano questi personaggi dell'universo maschile, ma fa vedere anche quanto questi personaggi, proprio per la loro carica distruttiva, quasi erotica, possono essere uno spunto per mettere in discussione quello che è
una concezione del mondo consolidata che fortunatamente in questi ultimi anni viene messa in discussione fruttuosamente. Queste sono le due prime uscite dell'anno, quindi Avvicinati Ascolta e Il Mostruoso Femminile, tant'è vero che il sottotitolo del Mostruoso Femminile, non l'ho detto, ma recita Il Patriarcato e la paura delle donne. Le prossime uscite, questa è di marzo, le prossime sono, hanno una declinazione più civica. Okay. Come vi dicevo all'inizio, per noi la filosofia è anche occuparsi di quelle che sono le emergenze sociali e civiche. Due su tutti c'è Scegliere il futuro di Christiana Figures e Tom Rivet Carnac. Loro sono hanno lavorato agli accordi di Parigi del 2016 per il cambiamento climatico, appunto. Okay. Scegliere il futuro, il titolo del libro, Sopravvivere alla crisi climatica. L'altro titolo è La lobby etica di Alberto Alemanno, e sono interessanti, per noi particolarmente importanti, perché cercano di dare innanzitutto di porsi delle domande su come possiamo e come vogliamo abitare il mondo contemporaneo, e soprattutto cercano questi due libri di dare delle risposte, uno facendosi carico di quello che è il problema climatico, e non è una riflessione sulle problematiche a livello macrocosmico del problema climatico, ma una riflessione su quello che singolarmente noi nelle nostre vite possiamo fare per combattere questo problema. Una delle frasi più fulminanti di questo libro, secondo me, è: guardate che il problema del cambiamento climatico non è per la Terra, perché la Terra sopravviverà anche senza di noi, il problema è nostro, e quindi, certo, se vogliamo farci carico di questo problema, forse è il caso di agire adesso. La lobby etica, invece, questo libro di Alberto Alemanno dà delle istruzioni, porta dei casi in cui i cittadini con uno sforzo civico collettivo possono far sentire la loro voce all'interno di processi politici ed economici che sembrano essere sempre troppo grandi per i singoli. Questi sono, appunto, qua, insomma, non, come avrete capito, il rischio di perdermi quando li racconto, quindi preferisco non andare oltre, e poi se c'è tempo ne racconto anche altri, però queste sono le quattro uscite. Alessandro, sì, certo, dopo abbiamo tempo per un'altra domanda, un altro piccolo approfondimento. Io volevo chiedere invece una cosa ad Alessandro rispetto proprio all'area geografica, alla letteratura di cui vi occupate voi. A parte, appunto, per un discorso geografico che immagino vi abbia portato a un interessamento per quel mondo, come vi siete avvicinati a questo, a questa, cioè perché avete scelto di pubblicare questi autori e queste autrici, secondo te che caratteristiche, ammesso che ovviamente nessuno è uguale a un altro, questo mi pare ovvio, però se ci possono essere delle caratteristiche simili, in comune, che in qualche modo veicolano queste letterature? Ma guarda, dirò una cosa molto semplice e molto banale: ce ne siamo innamorati perché abbiamo scoperto essere una grande letteratura. Okay. Lo abbiamo scoperto inizialmente leggendola, perché comunque per lungo tempo è stata portata in Italia da Zandonai e da altri editori, poi a un certo punto è venuta meno questo arrivo, questa migrazione di questi autori nella nostra zona, nel nostro paese. Noi siamo innamorati anche di quei luoghi lì, noi di Bottega Errante sono luoghi che frequentiamo e che abbiamo imparato a conoscere, e ci siamo anche resi conto, e ce ne rendiamo conto sempre di più quando poi portiamo i nostri libri in giro per l'Italia, nei festival, nelle principali fiere italiane, dal Salone del Libro di Torino alla fiera di Roma, di quanto ci sia sete e fame di conoscenza anche di questi territori, di questa letteratura e di questi autori. Proprio il pubblico ha grande voglia di conoscere che cosa è successo poco più in là, in un confine che per tanto tempo magari è stato un confine anche complicato e difficile da raggiungere, forse più complicato anche nella mente che poi nella realtà delle cose, ci sembravano paesi molto lontani. E poi ovviamente sono anche zone in cui si è verificata
l'ultima grande guerra europea vera e propria. E questa forse è una è uno degli aspetti che torna e ritorna nella letteratura che noi importiamo. Ovviamente sono avvenimenti, sono fatti che hanno segnato in maniera indelebile le penne di queste scrittrici, di questi scrittori. Non tutti i libri, ovviamente, che portiamo in Italia hanno a che fare con la guerra nei Balcani, e anche il nostro interesse è quello di fare in modo di portare a conoscenza dei nostri lettori che la letteratura dell'Est Europa non significhi esclusivamente letteratura sulla guerra nei Balcani. Però ecco, sicuramente questa è una delle costanti, sono come quei fatti, come la letteratura americana è influenzata in maniera indelebile dall'11 settembre. Certo. Sono eventi che veramente sconvolgono le carte sul tavolo. Per cui questa è una delle cose comuni di molti di questi autori, che però magari prendono da quell'esperienza per portare poi il discorso e il racconto da un'altra parte, ad analizzare quella che è la società, la realtà e le storie belle da raccontare, belle da ascoltare e da far raggiungere il pubblico italiano. Grazie. E Nicola, invece volevo chiedere una cosa a te riguardo, diciamo, un po' la missione, mi verrebbe da dire, di Tlon, no? Ci siamo tutti... non dici mission? No, infatti ho detto la missione, no? Il fatto che la filosofia, lo stavi dicendo anche tu prima, no? Che la filosofia sia nata in realtà come risposta, come diciamo interesse, analisi di quello che è la quotidianità, anche l'emergenza, o comunque diciamo il problema vicino, e poi col tempo invece sia diventata una cosa vista sempre più lontana, no? Forse anche per una piccola componente educativa, no? Neanche tanto piccola, ecco, per come ci è stata raccontata la filosofia. E invece è evidente negli ultimi anni che ci sia stato un avvicinamento del pubblico a un certo tipo di tematiche, a un certo tipo di approccio, e sicuramente voi avete contribuito a questo. Però io mi chiedo, voi lo state alimentando, ma secondo te è un qualcosa che era nell'aria, di cui c'era necessità, bisogno, e se sì, perché? Sembra, sai, quelle cose che si mette il tattino. Sì, chiaro che sono di parte, io ritengo che il lavoro di Maura Gancitano e Andrea Colamedici da questo punto di vista sia esemplare, perché solitamente portare la filosofia al grande pubblico è un po' come, no, un secchio d'acqua che passa di mano in mano e arriva all'ultimo che, come dire, è quasi vuoto. Questo significa che spesso quando si fa divulgazione per arrivare a un grande pubblico poi si perde rigore. Mauro Andrea, da questo punto di vista, e quello che in generale cerca di fare Edizioni Tlon, è quello di essere chiari, quindi di non perdersi in un linguaggio eccessivamente tecnico, perché anche la filosofia, ed è giusto che sia così, ha un linguaggio tecnico, però ecco, non autocompiaciuto, come spesso succede nella letteratura filosofica, e nello stesso tempo però un linguaggio comprensibile ma che sia rigoroso. Questo è quello che cerchiamo di fare, e quello che molti divulgatori, non soltanto in ambito filosofico, noi in catalogo abbiamo, intanto è stata un'uscita, un successo straordinario per noi quest'anno, che è stato Il genio non esiste, a volte è un idiota, di Barbascura X. Barbascura X è noto al grandissimo pubblico come youtuber di grandissimo successo, divertentissimo, originale, molto molto bravo, e lui è un dottore in chimica, nel senso, lui è un chimico, è, come dire, è il Piero Angela del nuovo millennio, nel senso riesce a essere profondo, chiaro, nel suo caso anche estremamente divertente, dando quindi non degli spunti scientifici, ma raccontando quelli che sono degli aspetti scientifici di alcuni di tante questioni. Perché nomino lui? Perché in questi anni si è notato come sia necessario fare divulgazione senza però, come dire, si direbbe in Boris, smarmellare, no, i contenuti. Certo. Questa è sicuramente un'esigenza che è emersa negli ultimi anni. Sicuramente, sono d'accordo con te, era un territorio che si stava fertilizzando da solo,
paradossalmente proprio grazie a quello che rischiava di inaridirlo. Mi spiego. È chiaro che la comunicazione e la fruizione di contenuti e concetti, mi riferisco ovviamente ai social, tende a portare via la capacità di riflettere, quindi di una riflessione più lenta, più elaborata, più complessa. Però proprio perché c'è una sorta di desertificazione delle capacità e anche della pazienza riflessiva, allora nel momento in cui si crea questo problema, ben venga che su questo terreno si provi a riseminare qualcosa di nuovo per far coltivare un approccio diverso a quelle che sono le questioni che altrimenti tendono a essere troppo semplificate. Certo. Certo. E intanto, se qualcuno delle persone, qualche persona che ci sta ascoltando ha voglia di fare una domanda, intanto c'è, cioè, complimenti, grazie. Sono loro, insomma, che vanno ringraziati, gli editori ovviamente per il lavoro che fanno. E qui arrivo a questa domanda, che sarà l'ultima, poi nel frattempo se arriva qualche domanda ve la giro, che è una domanda un po' marzulliana. Anche, cioè, mi prendo questa definizione, la faccio entrambi, però era una cosa che da un po' di tempo tutti gli intervistatori e le intervistatrici hanno il sogno di farla prima, esatto, o poi, quindi. no però in realtà non lo è tantissimo, però il fare gli editori, qual è stato in questi anni l'aspetto, cioè, più sfidante, la cosa più difficile, e l'aspetto invece più soddisfacente, quello che vi ha fatto magari andare avanti quando pensavate era meglio se facevo l'idraulico? Non lo so, sto dicendo una cosa a caso. Vai Alessandro. Beh, domanda difficilissima. Credo che la risposta sia la stessa, però. Okay. Il riuscire a raggiungere il pubblico e riuscire a far innamorare i lettori delle nostre storie. Credo che ovviamente sia una cosa molto difficile da fare, da riuscire a raggiungerli, perché ovviamente comporta un lavoro di anni, un lavoro lento e un lavoro di lealtà e di fiducia, perché vuol dire non fregare il lettore, vuol dire accompagnarlo attraverso tutti i titoli del catalogo e sapere che se ha preso quel titolo potrà innamorarsi di un titolo di 2 anni successivo. Allora, quello secondo me deve essere l'obiettivo di un editore, riuscire a costruire una community, una comunità, un gruppo di lettori il più ampio possibile che possa e sappia riconoscersi. Credo sia la sfida più grande e credo sia anche la gioia più grande. E in questi anni abbiamo visto crescere questo gruppo di lettori. Prima erano gli amanti proprio dei Balcani, i balcanofili veri e propri, ma invece adesso ci siamo resi conto che il pubblico si sta ampliando e che c'è fiducia, c'è curiosità anche in questo mondo al di là di questo confine, e che finalmente anche questo pubblico riesce a comprendere che può leggere un libro di un grande scrittore americano, può leggere il libro di un grande scrittore tedesco, può leggere un libro di un grande scrittore serbo. Quello credo sia il lavoro che dobbiamo fare noi e provare a portare avanti giorno dopo giorno per continuare a costruire, ad alimentare questo pubblico, rimanendo fedeli noi a noi stessi e rimanendo leali a loro, ecco. Prima di dare la parola a Nicola, mi piace leggere questo messaggio che ci arriva da Giovanna. Appena possibile sarebbe bello ospitare in libreria, oltre ad autori, anche editori che illustrano ai nostri clienti il loro catalogo, magari dedicando per un periodo la nostra vetrina. Credo che qualcuno già lo faccia. È una cosa che noi facciamo, che ci è capitato di fare in questi anni, di andare in tournée nelle librerie a raccontare il progetto. Per Roma credo che l'abbia fatto la libreria Tomo più di una volta, quindi insomma è bello, e anche a me piacerebbe molto che molti librai lo facessero, librai e libraie. Nicola. Sì, confermo, Marzullo. Tomo lo faceva, lo ha fatto Tomo, e tanto ce l'avamo anche noi. E poi l'abbiamo fatto noi come libreria, nel senso, esatto, anche noi come libreria abbiamo fatto mesi, insomma diversi mesi dedicati a ognuno a degli incontri con la casa editrice. Dunque, io scherzando dico, essendo laureato in filosofia, se non facessi quello che faccio ottimisticamente sarei disoccupato, quindi diciamo che questo mi ha sempre messo un po' al riparo dal oddio era meglio se facevo, non certo.
Comunque, scherzi a parte, ma la cosa più difficile in questi anni è stata quella di ribaltare un po' il paradigma, perché era troppo facile, è stato troppo facile, fin troppo facile anche per noi cedere all'adagio in Italia non si legge, ma guarda in Italia questi lettori che non sono attenti, lettori elettrici, non leggono, non comprano, non capiscono, no? Ci siamo resi conto che è nostro compito anche quello di spiegarci, non per, come dire, adeguarci a quelle che sono dei gusti o delle esigenze rispetto alle quali noi non ci sentiamo né adeguati, ma che non ci rispecchiano. Però puntare invece con maggiore serietà e con maggiore fiducia su quelle che sono delle richieste che sono e possono essere in sintonia con quelle che sono invece le cose che noi vogliamo raccontare, ecco, cercare di unire quelle che sono le nostre esigenze come narratori e le esigenze del pubblico come chi invece ha bisogno di ascoltare, ecco, unire questi due pezzi è stato sicuramente difficile, ma anche, come mi sembra di capire da quello che diceva Alessandro, anche la cosa più bella. Certo, sì, trovo che, diciamo, l'atteggiamento di ascolto sia sempre il vincente da un certo punto di vista, no? Ed è anche molto bello, secondo me, Libri da Sporto, come dicevamo all'inizio, un po' ci ha aiutato anche in questo, no? A mettere insieme le voci e a far sì che l'una ascoltasse l'altra, ma non perché prima non ci fosse una volontà, ma magari non c'era, non lo so, non, si era perso un po' forse il fuoco, no? Di quello che è l'obiettivo, che poi è leggere, nel mio caso, per esempio, far conoscere le storie, nel vostro caso, e anche perché tutti quanti, da un certo punto di vista, siamo... abbiamo più di un ruolo, no? Non so come dire, cioè noi leggiamo, ma io per esempio parlo anche di libri, voi pubblicate ma anche leggete necessariamente, ma anche vendete, per cui obiettivamente non si può essere, cioè non si può essere una monade, insomma, in questo tipo di sistema, e secondo me in generale nella cultura non si può, non so se siete d'accordo. Simona, ci avete dato, ai librai una grandiosa opportunità, grazie davvero, questo è per Libri da Sporto, grazie veramente ancora a loro. E grazie a voi, Nicola Bonimelli di Tlon, Alessandro Venier di Bottega Errante, grazie per essere stati con noi. Ecco, Enrico dice... molti giovani si stanno avvicinando a questo mondo, scusate, c'ho la telecamera in mezzo, con grande passione e competenza. Ok, sì, ecco, i giovani... Noi, io, almeno io sono diversamente giovane ormai, però insomma, ecco, altri giovani hanno forse la fortuna di approcciarsi a questo mondo in un momento che, anche se sembra molto difficile, in realtà è molto fertile, almeno questo mi sembra di capire standoci dentro. Parlerà il futuro da questo punto di vista. Grazie a tutti, il prossimo incontro di Editori da Sporto sarà con tutta probabilità il 20 di febbraio, quindi vi rimandiamo a questo, vi ricordiamo che c'è anche l'altro spazio dedicato invece alle librerie indipendenti mercoledì prossimo, che è 10 febbraio, tutto qua il calendario, 10 febbraio su Radio Elettrica, grazie, all'interno di Letture Metropolitane alle 13. Grazie a tutti per essere stati con noi, Giovanni Villani per la regia e grazie. Ciao a tutti, grazie. Ciao, un abbraccio.